Ha chiesto di parlare la senatrice Saponara, ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Oggi quest'Aula, proseguendo un lavoro iniziato mesi fa, è ancora una volta impegnata a discutere la bontà o meno del cosiddetto DDL Zan, approvato alla Camera e, come riportato nel titolo, finalizzato ad approvare misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Bene, è difficile a questo punto dire qualcosa che non sia stato già detto dai colleghi che mi hanno preceduto, ma è anche vero che, giunti a questo punto, è necessario ribadire alcuni punti di questo disegno di legge che buona parte della maggioranza di quest'Aula non condivide. Non dimentichiamo infatti che durante la votazione per la richiesta di sospensiva questa non era passata per un solo voto di scarto, quindi guardiamoci in faccia, colleghi. Riallacciandosi alla legge Mancino che contrasta i reati di razzismo e intervenendo sull'articolo 604 bis del codice penale, il DDL prevede il carcere da 1 a 4 anni per chi istiga alla violenza omofobica. E se tutto si esaurisse qui, forse tutta questa discussione non ci sarebbe. Ma dei 10 articoli di cui è composto, alcuni, e mi riferisco in modo particolare all'1, al 4, al 7, hanno innescato inevitabilmente un dibattito inesauribile per il semplice fatto che, se da una parte sono concepiti per difendere la libertà di alcuni, dall'altra vanno a invadere e a intaccare la libertà di altri, e questo non può essere tollerato né tantomeno concesso. Su alcuni contenuti del testo si è scomodata anche la Santa Sede, dichiarando che questi vanno a ridurre la libertà garantita alla Chiesa Cattolica dall'articolo 2, commi 1 e 3 dell'accordo di revisione del concordato, che assicurano alla Chiesa libertà di organizzazione di pubblico esercizio, di esercizio del magistero e del ministero episcopale, e dall'altra garantiscono ai cattolici e alle loro associazioni di organizzazione la piena libertà di riunione, di manifestazione del pensiero con la parola allo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. È quindi chiaro come non solo la Chiesa in senso stretto si troverebbe con una serie di libertà ridotte, ma anche molti cittadini che sarebbero doppiamente beffati in quanto vedrebbero contraddetti anche ciò che prevede la nostra Costituzione all'articolo 21, e cioè che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Bene, anche per questo, su questo testo di legge, che già a partire dalle definizioni contenute nell'articolo 1 contiene molte ambiguità e lascia spazio a dubbi interpretativi, la Lega sta ripetutamente chiedendo un atto di mediazione che, in quanto maggioranza di un governo di unità nazionale, i cittadini vorrebbero vedere da noi, se non altro a dimostrazione di una certa maturità e responsabilità, in ragione del fatto che forse in quest'Aula sarebbe più opportuno discutere di lavoro, di progetti del PNR e non di argomenti divisivi che prolungano i tempi di discussione. E poi, Presidente, mi consenta di dire che a ben vedere questa legge non è altro che il fallimento della nostra struttura sociale, che non sa trasmettere quei valori di rispetto reciproco che dovrebbero essere alla base della nostra convivenza civile e dovrebbero essere trasmessi così come da padre a un figlio si trasmette il DNA. Ogni legge sancisce un fallimento e questo è chiaro dall'inizio dei tempi. Ma se una legge non si limita ad arginare e a pulire qualcosa, ma arriva addirittura ad ostacolare e invadere la libertà di espressione degli altri, allora significa che è una cattiva legge e questo non può essere tollerato né tantomeno concesso. Mi lasci, Presidente, dire che come mamma non vorrei che questa legge, se non si lascerà spazio a una mediazione, fosse intesa da qualcuno come opportunità per istigare in maniera autorizzata alla omosessualità o al transgenere. Questo mio timore, insieme a quello che possa diventare un business, nasce dal fatto che sono ben consapevole di quanto sia insito in ognuno di noi cercare di convincere gli altri che le nostre idee e il nostro fare siano giusti, non solo per avere un alleato, ma anche qualcuno con cui condividere la stessa esperienza
e non c'è nulla di più facile che cercare di farlo con soggetti facilmente condizionabili, come spesso sono i bambini e gli adolescenti. Ecco perché mi spaventa l'idea che nelle scuole possano essere introdotte linee guida, come già si è cercato di fare, che potrebbero condizionare i giovani in un momento delicato della loro crescita, in cui alle loro incertezze noi come adulti, come genitori, come mamme e come papà abbiamo il compito di rispondere accompagnandoli nella scoperta del loro corpo e della loro sessualità, ma senza condizionamenti e soprattutto senza fretta, senza giungere a conclusioni che possono col tempo rivelarsi sbagliate, ma purtroppo anche irreversibili. E questo non può essere né tollerato né tantomeno concesso sulla pelle dei bambini e dei ragazzi. Concludo, Presidente, dicendo che questa legge, così com'è, va a ingabbiare in categorie, ghettizzandole, persone che in quanto persone vanno semplicemente rispettate. Ma forse questo, Presidente, è troppo difficile per una società come la nostra, in decadenza, una società che ha preferito ripudiare quei valori come la famiglia che solo può reggerla e che, non essendo più riconosciuta come fondamento, ha bisogno via via di essere sostituita da leggi come questa, che ne chiamerà altre, complicando sempre più il vivere di ognuno. Grazie, Presidente.